Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di iSER, il format che vi parla d'inglese. Qualche video fa vi ho promesso che avrei continuato a parlare dei verbi ausiliari e infatti in questa puntata continuerò a parlare di verbi ausiliari. Ma prima di cominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina e di andare a visitare il sito internet del canale www.borderlanditalia.com. Quali sono questi verbi ausiliari? Dunque, escludendo le forme inflesse e ovviamente il verbo to do, abbiamo can, may, must, ought, will, shall, e poi ci sono anche il verbo have e il verbo be. Ci sarebbe anche il verbo need, ma molto spesso in inglese non viene utilizzato come verbo ausiliare. Il verbo can lo conosciamo, significa fondamentalmente potere, il poter fare qualcosa, ma anche significa l'essere capace di fare qualcosa. E c'è anche la forma inflessa could, che è praticamente il condizionale o il passato. Per esempio, can I borrow your pen? Posso prendere in prestito la tua penna? Oppure potrei dire could I borrow your pen? Che significa potrei prendere in prestito la tua penna. E infatti could, quando è utilizzato come condizionale, ha, diciamo, anche in italiano quell'aspetto un po' più formale. E questo infatti ci permette di introdurre il verbo may. Anche may significa potere, che può sostituire can in alcune situazioni, ma non può essere sostituito quando can viene utilizzato con il significato di essere capace di. May significa solo potere. Infatti uno può dire may I ask a question? Posso fare una domanda? Se qualcuno vi chiede un favore, tipo di comprare qualcosa, tu potresti rispondere yes, I might buy that for you. Must, che noi già sappiamo che significa dovere, infatti qua metto il link al video in cui già ne avevo parlato. Stessa cosa per il verbo ought. Will viene utilizzato, come dicevo poco fa, per le forme futuro. I will do that, I will go home, I will go to work. Tuttavia, non dimentichiamoci la forma inflessa del verbo will, che è would, che serve per fare i condizionali. Per esempio, se siamo per strada e vediamo una macchina che ci piace, magari potremmo dire qualcosa tipo comprerei quella macchina, I would buy the car. Il verbo shall è un verbo ausiliare che viene utilizzato per fare le forme futuro, molto simile a will, però non viene molto utilizzato perché si usa will per fare il futuro. Però per esempio shall viene utilizzato molto spesso in una frase tipica. Se siamo fuori con gli amici e poi ci vogliamo spostare per andare, che so, a bere qualcosa, e tu vuoi dire andiamo? È vero che alcuni magari pensano, beh, si dice let's go, ma let's go significa andiamo, è un imperativo. Se vuoi fare la domanda per dire andiamo, gli inglesi dicono shall we go? Shall we? Però a parte questo caso, shall è molto poco utilizzato. La sua forma inflessa, should, il condizionale del verbo dovere. Immagina che per esempio è da un paio di giorni che non chiamate vostra madre. I think I should call my mom. Penso che dovrei chiamare mia mamma. Abbiamo poi il verbo to have, che quando viene utilizzato come verbo ausiliare serve per fare i tempi composti passati, tipo I have been, sono stato, I had been, ero stato. Il verbo to be viene utilizzato come ausiliare in due casi fondamentali. Per fare per esempio le forme progressive, tipo I'm going home, sto andando a casa, ma anche per le forme passive delle frasi. Ricordiamo cos'è una frase passiva. Una frase passiva è una frase in cui il soggetto non fa l'azione ma la subisce. Molte frasi da attive possono essere trasformate in passive e viceversa. Facciamo alcuni esempi, sia tragici che non tragici, tipo la macchina mi ha colpito. Questa è una frase attiva perché il soggetto, la macchina, colpisce me in questo caso. Però la posso fare al contrario, sono stato colpito dalla macchina. In inglese utilizziamo il verbo to be per fare le forme passive. Per esempio, the car hit me, I was hit by a car. Un altro esempio di frase passiva senza essere, diciamo, tragici: ho scritto la lettera, e questa è una frase attiva. La possiamo trasformare in frase passiva dicendo la lettera è stata scritta da me. In inglese sarebbe la stessa cosa. I wrote the letter, oppure the letter was written by me. Prima di lasciarvi, come dicevo prima, ci sarebbe un altro verbo ausiliare, che è il verbo aver bisogno di, need.
Però molto spesso need non viene utilizzato in inglese come verbo ausiliare, viene utilizzato come un verbo normale. Tipo, se devo dire a me non serve la penna, il 99% delle volte gli inglesi direbbero I don't need a pen. Quando viene utilizzato come ausiliare si può dire I needed a pen. Non l'ho mai visto utilizzare, a parte in alcuni libri particolari, viene sempre utilizzato come verbo classico. E quindi, come tale, lo utilizziamo. Ovviamente ci sono delle regole, magari se volete approfondire vi lascio un link in descrizione. I verbi ausiliari sono vostri amici, non avete paura di utilizzarli, anche perché noi in italiano li utilizziamo molto spesso. E come al solito, se vi è piaciuto questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina e ci vediamo col prossimo video. Ciao!